stato interrogato e condotto in carcere l'algerino accusato di aver ucciso con un colpo di fiocina un operaio di 23 anni. L'ipotesi di omicidio volontario aggravato da furti di motivi. 19enne rapinato in piena notte in zona Lido, identificati i due responsabili e sottoposti a misura cautelare. Auto esce di strada e si ribalta a Lucrezia di Cartoceto, miracolate le due passeggere. A Pesaro atti vandalici nelle scuole, presi di mira l'istituto Pirandello e il Brancati. Si barica in casa e minaccia di far esplodere il condominio sabato e domenica da incubo per i residenti di Via De Gasperi a Morcione. Circa 25.000 persone hanno preso parte ai 3 giorni della fiera di San Bartolomeo a Fano. Bilancio positivo per l'assessore Lucarelli, nonostante alcune critiche, ha apprezzato lo spettacolo pirotecnico sul mare di Sassonia. Sinergia tra il comune di Fano e le scuole del territorio. Venerdì prende il via settembre pedagogico, 20 incontri di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano la cronaca: è stato rintracciato dopo una fuga di 4 ore il 27enne algerino che ieri pomeriggio avrebbe ucciso un 23enne con un colpo di fiocina durante una lite a Sirolo in provincia di Ancona. L'uomo, rintracciato e immobilizzato a Falconara dai carabinieri, aveva ancora con sé l'arma che avrebbe utilizzato per colpire il giovane operaio Claidi Bitiri. Si tratta di un fucile per la pesca in apnea che il 28enne aveva preso dal bagagliaio della sua auto per colpire il giovane al termine di un banale diverbio. La vittima infatti era intervenuta a difesa di un amico che era stato assalito con calci e pugni dal nordafricano. La lite era scoppiata lungo una rotatoria all'incrocio con Via Fonte, dove una famiglia a bordo di un'auto stava procedendo lentamente perché non conosceva la strada. Un ritardo che avrebbe spazientato l'algerino alla guida di un Opel. Dopo aver suonato il clacson è sceso dall'auto e ha iniziato a litigare con il marito della conducente. È lì che per difenderlo è intervenuto il 23enne che stava viaggiando con altri amici a bordo di una seconda vettura. Poi la tragedia. L'arpione a 3 punti lo ha raggiunto all'altezza del petto e non gli ha lasciato scampo. Il presunto killer, stando all'audio del video girato da un residente, sembra non essersi reso conto di aver commesso un omicidio. Dopo una notte di interrogatorio è stato portato nel carcere di Montacuto. I carabinieri della compagnia di Fano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare emessa dalla GIP di Pesaro nei confronti di 2 diciannovenni residenti nella Val Cesano, ritenuti responsabili della rapina ai danni di un giovane fanese. Il fatto è accaduto il 13 agosto nella zona del Lido. Erano circa le 2 di notte quando il giovane, dopo aver terminato il lavoro come cameriere, aveva deciso di recuperare la propria auto parcheggiata in piazzale Simonetti. Qui era stato chiamato da un ragazzo, poi affiancato da un secondo individuo che intimava alla vittima di prendere il portafogli, altrimenti avrebbe tirato fuori un coltello. Al suo rifiuto il 19enne è stato minacciato dai due, che poi si sono fatti consegnare il portafogli impossessandosi della somma di 25 euro. Dopo la denuncia i militari hanno rintracciato uno dei 2 giovani trovato in possesso della somma ritenuta provento della rapina. Poi le successive indagini hanno permesso di identificare anche il complice. La perquisizione nella casa di uno dei 2 ha anche permesso di rinvenire un coltello nascosto sopra l'armadio e l'abbigliamento che aveva indossato la sera della rapina, in particolare un berretto da baseball. I 2 sono stati sottoposti ad obbligo di firma giornaliero presso gli uffici di polizia delle rispettive residenze. Verranno approfonditi gli accertamenti anche in merito all'utilizzo di una carta di credito, perché non si esclude che sia provento di reato. Inoltre è stata avanzata per entrambi la proposta di emissione del provvedimento del foglio di via obbligatorio come divieto di ritorno nel comune di Fano per 3 anni. Si è svolto sabato scorso il sit-in di protesta per dire no alla chiusura del Dipartimento di Pediatria a Pesaro. Circa 100 persone erano presenti alla manifestazione. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
Occhi puntati sul futuro cantiere del nuovo ospedale di Muraglia e sul conseguente effetto domino a preoccupare pazienti e cittadini e la chiusura del dipartimento materno-infantile, ma anche lo spezzamento del reparto e servizi legati alla psichiatria. A tal proposito, sabato 26 agosto si è svolto un sit-in di protesta nei pressi dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Noi siamo contrari innanzitutto perché a tutt'oggi non c'è neppure un progetto preliminare per quanto riguarda il nuovo ospedale. L'accordo fatto nel 2022 che prevedeva lo spostamento di alcuni reparti prevedeva ovviamente che ci doveva essere sia un progetto pronto, ma ci doveva essere anche una data reale di inizio lavori. Fino a quando non c'è un progetto pronto è impossibile riuscire a capire quelli che sono gli spazi che servono realmente, quindi gli spazi che dovranno essere spostati. Dall'altra parte anche mi fa molto piacere la presenza anche di persone di mamme, cioè di persone che hanno un interesse legato diretto, cioè per il fatto che comunque la pediatria di Pesaro, l'ospedale di Pesaro garantisce anche una sicurezza maggiore, io l'ho sempre sostenuto, qui abbiamo dei reparti che sono in grado anche di affrontare emergenze particolari in H24, questo a garanzia sia della mamma ma anche del bambino, quindi ritengo veramente sbagliato aver tentato, perché poi alla fine sembra che questa possibilità non c'è più, però noi abbiamo deciso di continuare a fare questa manifestazione perché è giusto far sentire la nostra voce. Si è dimostrato che non c'è nessun programma, perché ci sono annunci, spot che poi vengono ritirati perché ovviamente ci si rende conto della portata di questi annunci che non hanno nessun fondamento, se non quello di spaventare l'utenza e gli operatori sanitari in principal modo. Oggi questo sit-in si conferma valido proprio per questo motivo, perché c'è un progetto importante del nuovo ospedale di Muraglia che questa giunta Acquaroli ha fortemente ridimensionato rispetto al progetto Ceriscioli da 600 a 360 posti letto, e si fanno annunci di spostamento di reparti, si è iniziato con la psichiatria, si è continuato con tutti i servizi residenziali appunto della psichiatria fino ad arrivare ora al reparto pediatrico, maternità eccetera. Chiediamo con questo sit-in, senza polemiche, senza simboli, senza bandiere, ma una cosa molto semplice: il progetto dell'ospedale nuovo di Muraglia. Dopodiché si valuteranno le ricadute sui reparti interessanti al nuovo complesso. Un centinaio di persone sabato mattina hanno preso parte alla manifestazione di protesta. Non chiudere pediatria, ostetricia e ginecologia a Pesaro, perché ci sembra assurdo che una città come Pesaro, capoluogo di provincia, città della cultura 2024, non abbia questi due reparti che sono stati ristrutturati esattamente 8 anni fa, quindi sono all'avanguardia, hanno spazi abbastanza per contenere i 1400 parti che faceva Pesaro prima del Covid. Non parliamo post-Covid, perché essendo stati a Fano molte mamme sono andate a Rimini. Questa è un'eccellenza che va preservata, non deve essere spostata. Oggi tante mamme hanno risposto all'appello. Molte, se considerate che nel gruppo di Facebook che abbiamo del ripristino dei reparti siamo 800 membri, solo lì. Abbiamo un gruppo WhatsApp con una quarantina di mamme attive che magari riescono ad arrivare a più mamme, però oggi mi aspettavo ancora più, sono contenta che ho visto nonni, zii, parenti, molto, però mi aspettavo un pochino di più. Presente al sit-in di protesta anche l'amministrazione comunale della città di Pesaro. Non potevamo tirarci indietro, parlo come assessora anche alle pari opportunità, tante le mamme che mi hanno contattato in queste settimane, in questi giorni, preoccupate per il futuro dei propri figli. Una città che perde pezzi del proprio ospedale è una città che perde in salute dei cittadini, ecco perché è importante garantire la serenità e il benessere sia delle bambine e dei bambini che delle madri e dei genitori in assoluto. Attimi di paura questa mattina intorno alle 7 a Lucrezia di Cartoceto, dove due donne sulla cinquantina sono uscite di strada con l'auto ribaltandosi. È successo probabilmente a causa dell'asfalto reso scivoloso per la pioggia in via San Marco, la strada che collega la zona industriale di Lucrezia a Falcineto. Dopo aver perso il controllo della Lancia Y sulla quale stavano viaggiando, il mezzo è finito giù per una scarpata a circa 2-3 metri dalla carreggiata. Le due donne per fortuna ne sono uscite illese, mentre il mezzo ha subito danni ingenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.
Weekend di duro lavoro per i carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale che da sabato fino alle prime ore della mattina di domenica hanno fronteggiato un 37enne albanese con gravi problemi psichici che si era barricato in casa a Morciola di Vallefoglia e minacciava di darsi fuoco e far saltare il condominio. Dopo lunghe ore di mediazione senza ottenere risultati, l'uomo è uscito dall'abitazione col suo cane mare in mano e in quel momento i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. A seguire l'uomo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso e dopo il TSO è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Poche ore dopo la resa, il padre di Harald ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro svolto. E allora sentiamo l'intervista realizzata da Stefano Bagnesi. Voglio ringraziare anche in particolare i carabinieri di Montecchio che sono qua vicino a noi, diciamo, che sono stati sempre disponibili, sempre hanno cercato di parlare con le buone, con mio figlio e con noi tutti, quindi sono stati sempre presenti. Poi per ieri e oggi le forze dell'ordine, non so, di Pesaro, dove sono venuti, che hanno fatto un bel lavoro, sono stati sempre cauti, hanno preso tutte le misure di sicurezza per non succedere nulla innanzitutto a lui e poi l'appartamento e tutto il condominio. Abbiamo quasi 48 ore che siamo proprio in allarme, in preoccupazione per il nostro figlio. Anche se la prima notte i carabinieri non sono, le forze dell'ordine non sono intervenute, però capiamo che la situazione forse è quella. Ieri dopo hanno fatto un bel lavoro e alla fine è finito tutto bene, l'hanno convinto che lui è uscito volontariamente da casa. A casa non ha fatto nessun danno, da casa è tutto a posto, è controllato, non ha trovato proprio nulla. Però non è stato mai cattivo, non ha mai fatto male a nessuno, a parte l'ultimo periodo che non c'era con la testa, diciamo con la mente. Non è che come persona è così. Ieri sera alcuni ragazzi hanno fatto irruzione nell'edificio della scuola media Leopardi a Pesaro e scaricato gli estintori. Nessun furto, ma si è trattato di un atto vandalico che prontamente la preside dell'istituto ha denunciato alla polizia. Si registrano atti vandalici anche all'interno dell'edificio dell'istituto Brancati di Pesaro. Anche in questo caso sono stati scaricati gli estintori e nessun furto è stato messo a segno. Sale a 4 il numero delle scuole prese di mira da giovani teppisti nel giro di pochi giorni. E settimana scorsa nella Sala Rossa del Comune di Pesaro si è svolta la conferenza stampa del gruppo di Azione Pesaro Urbino per dare il via alla campagna di ascolto in vista delle elezioni amministrative del 2024 che coinvolgeranno diversi comuni del territorio provinciale. Sentiamo. Oggi oltre alla rappresentanza di Pesaro in Azione abbiamo tutti i componenti del nostro direttivo provinciale che sono qui e che nei prossimi giorni e nei prossimi mesi inizieranno lo stesso ascolto del territorio, innanzitutto dei cittadini su tutta la provincia, ma non solo dei cittadini ma anche delle altre forze politiche, capire quelle che sono le nostre priorità, quelle che sono le priorità per i cittadini e con queste andare a formare sulla base di un programma condiviso, quelli che saranno appunto le alleanze che saranno fatte comunque comune per comune sulla base dei candidati e dei programmi. Parleremo all'interno del nostro partito e con i cittadini di tantissime cose, dall'edilizia, da come si presenterà Pesaro all'appuntamento del 2024, alla crescita culturale, una cultura che non sarà solo, non deve essere soltanto di eventi ma anche di crescita dei cittadini, alle prospettive urbanistiche. Gli argomenti sono veramente tanti, ma prima di affrontarli in modo propositivo, per conoscerli ancora meglio di come li viviamo noi come singoli cittadini, dobbiamo confrontarci con gli altri cittadini. L'obiettivo vero è quello di dare proposte che possano piacere ai cittadini. Il risultato di un'elezione viene dopo.
cioè viene quando il cittadino ha detto ok, questa forza politica ha delle proposte che per me sono interessanti, che per la collettività sono interessanti, quindi l'obiettivo è elaborare proposte intelligenti. Il modus operandi, diciamo, di azione è sempre stato quello di partire da quello che si può fare da qui in avanti, più che l'andare a cercare la magagna in ciò che è stato fatto precedentemente. E ora diamo spazio alle vostre segnalazioni partendo da quella di Christian, residente in via Bartali a Fenile di Fano, che lamenta lo stato in cui versa la strada. È una via molto amata da tutti gli abitanti, ci ha scritto, soprattutto dalle famiglie con bambini, ma nonostante le lamentele di tutto il quartiere, la via è piena di buche, con biciclette e scooter è praticamente impraticabile. Confido nel sindaco Seri per rifare completamente l'asfalto e la segnaletica orizzontale, anche per il parcheggio. Altre foto ci sono arrivate da Ponte Sasso, da dove un reporter di strada, rivolgendosi all'amministrazione comunale, chiede perché costruire un parcheggio in via Lago di Como per poi lasciarlo degradare in pochi anni. Sempre da Ponte Sasso, il gestore di uno stabilimento balneare ha pubblicato questa foto sulla nostra pagina Facebook Reporter di Strada. La mareggiata di oggi, ha scritto, ha di nuovo mangiato la spiaggia. L'intervento fatto ad inizio mese sulle scogliere non è servito a nulla. A fine anno ne inizieranno altri, ma il finanziamento è solo per Metauriglia e Torrette. Il comune di Fano, però, ha concluso il telespettatore, arriva fino a Ponte Sasso. Ci spostiamo a Vallefoglia, dove verrà attivato il servizio di continuità assistenziale 7 giorni su 7. Dal 1 settembre, infatti, il medico sarà presente nei giorni prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno successivo e festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo. Nei giorni feriali, invece, dalle 20 alle 8. La postazione garantirà le attività per i comuni di Vallefoglia, Montelabate e Tavuglia. Inoltre resta attiva tutti i giorni anche la Guardia Medica di Pesaro, che garantirà le attività per i comuni di Pesaro, Monbaroccio, Gabicce e Gradara. È stato presentato questa mattina dall'assessore Samuele Mascarini e dalla responsabile dei servizi bibliotecari Valeria Patrignani Settembre Pedagogico, un appuntamento fisso nella collaborazione tra comune e scuola, diverse le associazioni che collaborano e diversi i temi trattati. Sentiamo l'intervista realizzata da Massimo Foghetti. Tra non molto inizierà l'anno scolastico, gli studenti torneranno a scuola, ma torneranno a scuola anche gli insegnanti. Ebbene, per loro il Comune di Fano ha realizzato, lo fa ormai da 7 anni, Settembre Pedagogico. Assessore Mascarin, cos'è Settembre Pedagogico? Ma Settembre Pedagogico, possiamo dire chiaramente, arrivati alla 7ª edizione, che è il principale appuntamento di aggiornamento e formazione per insegnanti educatori nel nostro territorio provinciale, e la partecipazione che in questi anni abbiamo registrato, sempre crescente peraltro, riguarda per l'appunto personale scolastico non solo della città di Fano, sia comunale che statale, ma di tutto il territorio provinciale, proprio perché attraverso decine e decine di appuntamenti di laboratorio, di workshop, di seminario, diamo un'opportunità di formazione e di aggiornamento sulle principali novità della pedagogia, ma anche di campi come le nuove tecnologie, la comunicazione, la storia, la filosofia, l'intercultura, che sono oggi elementi essenziali per completare quella cassetta degli attrezzi necessaria per chi opera all'interno del mondo della scuola. Una ventina di incontri, quali sono i temi predominanti? Ovviamente quelli predominanti sono quelli che riguardano l'educazione e la pedagogia, e in particolare quindi potremmo dire anche l'ambito dei servizi 0-6 anni, quindi quelli di nido e dell'infanzia, ma in realtà noi ci apriamo ormai da alcuni anni anche al panorama della scuola elementare e secondaria di primo grado, quindi della scuola media, e quindi, come dicevo, forniamo anche appuntamenti di aggiornamento che riguardano alcuni temi, penso in particolare alle nuove tecnologie, alla comunicazione, alla filosofia, all'intercultura,
che sono in realtà gli elementi che gli insegnanti delle scuole elementari e medie ci segnalano essere oggi più attuali per poter declinare pienamente le funzioni educative anche in quell'ambito scolastico. Quindi un'offerta per rimettere al centro dell'agenda anche politica della nostra città e del nostro territorio i bisogni, le aspettative e le novità che riguardano la scuola. Ci sono anche incontri aperti a tutti? Sì, ci sono appuntamenti che sono rivolti solo al personale educativo e che peraltro garantiscono anche crediti formativi a chi partecipa, e ci sono poi appuntamenti di carattere pubblico aperti alla cittadinanza, quindi non solo per così dire agli addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro che hanno interesse ovviamente non solo sugli specifici temi, ma anche a essere all'interno di quella che noi non a caso chiamiamo la comunità educante, cioè l'idea che la scuola non riguardi solo chi ci lavora, ma riguardi un intero la comunità che la vive, quindi i bambini, gli studenti, i genitori, le associazioni, tutti coloro che ovviamente sono protagonisti della città. Circa 25.000 persone hanno preso parte ai 3 giorni della fiera di San Bartolomeo a Fano, bilancio positivo per l'assessore Lucarelli nonostante alcune critiche evidenziate da alcuni espositori. Apprezzato invece lo spettacolo pirotecnico finale sul mare di Sassonia. Ha seguito l'evento Filippo Pucci. 3 giorni di fiera, 200 espositori, 2 chilometri di percorso e circa 25.000 presenze totali. È un bilancio positivo, nonostante alcune critiche, quello della storica fiera di San Bartolomeo a Fano. La nuova location dell'evento, decisa insieme al tavolo tecnico, non è dispiaciuta ai fanesi e ad alcuni esercenti. A fare un primo bilancio è stato l'assessore Etienne Lucarelli. Sicuramente possiamo essere soddisfatti del risultato di questa fiera di San Bartolomeo. Prima di tutto per il percorso era necessaria una riqualificazione, era necessario dare le risposte ai problemi di questi 2 anni delle attività economiche di Sassonia, e quindi era importante rivedere una nuova location che non è mai facile trovare, e direi che il risultato di queste sere di partecipazione, nonostante i giorni molto caldi, ma le serate sono state veramente piene, io stesso ho sentito veramente commenti molto positivi degli avventori, ma soprattutto ciò che ci piace è che i commenti molto positivi sono arrivati da tutte le nostre attività economiche che stanno su via l'Adriatico, nella zona Porto, nella zona del Lido, perché insomma hanno tutti lavorato in questi 3 giorni di fiera. Tra l'altro, mentre prima si accontentavano soltanto le attività economiche di una parte della zona mare, ora la fiera tocca 3 luoghi, e quindi questo devo dire è una cosa molto positiva. Ovviamente sono amareggiato e dispiaciuto dei commenti insomma degli operatori di via Dante Alighieri, ma è chiaro, questo significa che la fiera funziona, perché loro stessi commentano che non passando più in quella zona la fiera hanno perso un incasso importante. Ovviamente continueremo a lavorare perché i problemi, le criticità che abbiamo notato siano migliorate. L'assessore con delega agli eventi, turismo e attività economiche e produttive del comune di Fano risponde anche alle lamentele riportate nella giornata di ieri su alcuni quotidiani locali, per lo più da parte degli ambulanti che hanno visto un calo delle vendite. È chiaro che in questo periodo così difficile, aumentando l'inflazione, le persone tendono a spendere un pochettino meno, quindi credo che sia una cosa non di Fano ma a carattere nazionale il fatto che le persone spendano più di meno e che quindi gli stand fieristici abbiano incassato meno rispetto agli altri anni. A mettere tutti d'accordo invece è stato lo spettacolo pirotecnico serale a ridosso sul mare di Sassonia, che ha incantato tutti i cittadini, compresi i turisti in vacanza nella nostra città. Devo dire, ero tra il pubblico, quindi insomma l'applauso di chiusura, ma i vari applausi che ci sono stati anche nel corso dello spettacolo, insomma, certificano la qualità, la bontà dello spettacolo pirotecnico che mai ha acceso da tutti. Devo fare complimenti a tutti coloro che hanno lavorato, anche la pubblica sicurezza, perché insomma realizzare oggi uno spettacolo di quel tipo significa fare tutta una serie di attività dalla mattina alle 7. Ecco, uno spettacolo ormai tradizionale che ci vuole, e veramente tra luci e colori ci danno tante emozioni, anche quest'anno è stato così. Domenica mattina Federcaccia, sezione di Montemaggiore, ha donato al comune di Colli al Metauro 5 alberi che sono poi stati piantumati in un parco giochi di Fior di Piano. Sentiamo i dettagli nel servizio curato da Cristiana Guerra.
È un piccolo gesto dal grande significato che si rinnova annualmente. Si tratta della donazione di 5 alberi fatta dai 70 iscritti della sezione Federcaccia di Montemaggiore a favore del parco giochi di Colli al Metauro. Un contributo importante fornito dall'associazione Venatoria a favore dell'intera collettività. Sembra una cosa non veritiera, però i cacciatori sono i veri amanti della natura e quello che stiamo facendo qui è proprio aumentare la natura. Piantare le piante perché le piante ci fanno vivere, ci fanno respirare e quelle che ci servono. Che piante avete messo stamattina? Allora, stamattina abbiamo messo una sofora, che è una specie di acacia, diciamo, assomiglia all'acacia. Abbiamo messo due tigli, che sono piante da ombra, anche profumate, con una chioma abbastanza grande. Poi abbiamo messo un gelso. Abbiamo messo un gelso, che è una pianta nostra, logicamente autoctona del luogo, e abbiamo messo anche un prunus, che è un prunus innestato, sarebbe un susino praticamente con la foglia rossa per avere un po' di diversificazione di colore delle foglie. Ogni anno ci siamo preposti di regalare 5 piante al comune, questo è il terzo anno. In futuro avete altre iniziative a cui state pensando? Organizziamo la festa del cacciatore, che è una festa di una gara di tiro a piattello a sorteggio, squadra a sorteggio, dove partecipano tutti. Poi facciamo una cena con una lotteria. Il guadagno di questa festa ci siamo preposti poi di metterlo in beneficenza. Presente all'appuntamento il sindaco Pietro Briganti, che ha espresso soddisfazione per questa iniziativa. Iniziativa molto importante, il terzo anno che la Federcaccia, la sezione di Montemaggiore, dona ogni anno 5 alberi al comune. Sicuramente diamo una possibilità di far capire la sensibilità. Sono delle vere e proprie sentinelle e hanno una sensibilità particolare sul territorio, e grazie a questa donazione si dà la possibilità innanzitutto di respirare, come sappiamo tutti, un'aria migliore, perché le piante svolgono un'azione importante, no? nella produzione di ossigeno e l'abbattimento dell'anidride carbonica, ma danno soprattutto anche la possibilità di creare una sorta di microclima dove attraverso l'ombreggiamento di queste piante si riduce tantissimo la temperatura in questi luoghi. E qui in questo parco, dove era praticamente carente dal punto di vista della piantumazione, danno un buon servizio per la collettività. E ora l'album di Fano TV. Nel fine settimana il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha festeggiato la signora Angela Galli, che ha compiuto 100 anni, e il concittadino Alfredo Turolla Turatti, che ne ha compiuti ben 103. In quest'ultimo caso il primo cittadino si è recato alla casa di riposo San Francesco per portare l'abbraccio affettuoso e gli auguri di tutta la comunità per questo importante traguardo. Invece il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha raggiunto la signora Faustina Ceccarelli, che ha festeggiato i suoi 100 anni insieme alla famiglia. A lei, ha detto Seri, l'augurio affettuoso di proseguire così, circondata dagli affetti più cari. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire l'intervista realizzata da Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord, insignito dell'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338-4968-250 oppure tramite il gruppo Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.